entriamo nell'ultima fase del periodo rivoluzionario. Il governo passa in mano a un direttorio di pochi membri, per questo si chiamerà questo periodo il direttorio, o il periodo del Termidoro. Perché Termidoro? Così. La rivoluzione francese, prima di vedere il periodo del direttorio, è una rivoluzione che, l'abbiamo detto all'inizio, cambia il modo di vestire, il modo di portare i capelli, il modo di giocare, ma c'è proprio un'idea, no? I rivoluzionari del 1789 volevano anche, avevano la pretesa, che il calendario iniziasse dall'anno 1, cioè che il 1789 fosse il primo anno, non avanti dopo Cristo, ma avanti dopo rivoluzione francese. E i francesi un po' ce l'hanno fatta, perché hanno convinto tutto il mondo che il 1789 è la data più importante, che da lì cambia il mondo, eccetera. Un pochino ce l'hanno fatta. Quindi loro dicono: perché noi, no, abbiamo gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, a chi sono dedicate? Alle divinità. I mesi dell'anno derivano dalla natura. Oggi mi metto la felpa perché è ottobre, ma non è un regalo agli dèi, una volontà degli dèi, ma perché la natura ha questo ciclo e ora siamo nell'autunno. Quindi chiamano i mesi dell'anno in base a come la natura si muove. Quindi abbiamo il brumaio, quando c'è le prime luci spente, il termidoro, il fiorile, no? Cioè, cambiano proprio anche il calendario, e per un periodo questo calendario rimane un calendario in essere. Poi oggi anche in Francia sono tornati al calendario tradizionale. Questo per dire quanto ha inciso, no, questo periodo storico della rivoluzione. Il periodo del direttorio cos'è? È un periodo ambiguo. Il direttorio che scopo ha? Ah, scusate, mi ero dimenticato una cosa. Nel 1793, una cosa importantissima, Robespierre ha fatto una Costituzione, che è una Costituzione con suffragio universale e dove si mantiene tutti i principi dell'uguaglianza dell'uomo. È veramente la vera Costituzione della Rivoluzione Francese: liberté, égalité, fraternité, molto diversa da quella del 1791, che era a suffragio censitario. Vi torna? Allora, il direttorio cosa vuol fare? Il direttorio è un gruppo di borghesi molto ricchi. Vuol tornare alla monarchia, all'aristocrazia? No, non gli conviene. Quindi deve cercare un sistema terzo che sia diverso dal vecchio sistema monarchico, antico regime, e dal sistema di Robespierre. Quindi è una reazione, è un ritorno a un governo conservatore di destra, a un governo classista, questa volta con le classi sociali più alte che dominano sulle classi sociali più deboli. Però questo governo del direttorio non vuole ritorno alla monarchia e non vuole ritorno all'aristocrazia, perché ci rimetterebbe. Quindi è sia contro i giacobini che contro l'aristocrazia. Anzi, ogni tanto, quando gli aristocratici cercano di tornare al potere, riapre i club giacobini per dire: state attenti, perché se voi ci fate cadere noi, tornano loro. Il direttorio continua la stagione delle guerre. Quello è un periodo in cui tutta l'Europa si muove contro la Francia. Fra il periodo della rivoluzione e il periodo di Napoleone ci saranno 7 coalizioni antifrancesi, ed è un periodo di grande pressione fiscale nei confronti delle classi sociali più deboli. Ora, come curiosità, non so se voi siete mai stati nei borghi francesi, no? Vedete che ci sono molte case che hanno le finestre tappate, no? Murate. Allora, perché queste finestre murate? Perché a un certo punto, siccome c'è da recuperare i soldi, si fa la legge sulle porte e sulle finestre. In pratica, misurare le case costava troppo, passava un funzionario statale e diceva: te hai 5 finestre, hai 3 porte, paghi tot. No? Quindi
perché dice, se te più finestre hai, più porte hai, più la casa è grande. Ma magari uno aveva, era in una zona buia, aveva aperto. Ah, cosa fanno i contadini prima che arrivi il funzionario? Murano tutte le finestre. No, stanno al buio, non c'è la luce elettrica, quindi vivono male, manca l'aria, perché altrimenti avrebbero dovuto pagare delle tasse insopportabili. Quindi è quando veramente la politica può diventare delirio, no? Come voi immaginate in un paese civile dove i ragazzi di 12-13 anni vanno a giro da soli, sono in terrazza la sera, però poi esce una legge che ti dice che i genitori li devono andare a prendere a scuola. No? Si diventa assurdi. Ogni tanto la politica cade nell'assurdo, proprio diventa una forma insopportabile di assurdità. Il direttorio è un governo estremamente repressivo, la farà pagare ai club giacobini, farà un sistema legislativo e una costituzione, quella del 1795, repressiva, reazionaria e autoritaria, a favore delle classi sociali più alte. Si ritorna al concetto di censitario, però è ancora più repressiva, ancora più reazionaria di quella del 1791. A questo punto possiamo dire che la storia della rivoluzione francese passa anche per le tre rivoluzioni più la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Basta prendere ogni due anni. 89. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, gli uomini sono tutti uguali, libertà, egalità e fraternità. 1791, suffragio censitario. 1793, Costituzione democratica col suffragio universale e a favore delle classi sociali più deboli. 1795, Costituzione reazionaria del direttorio. Quindi cosa vuol dire? Se voi pensate che la Costituzione americana è quella del 1787 e non è più stata toccata, quella francese, se ci mettiamo anche la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, ogni due anni cambia. È vero che si basa sempre sui principi di Montesquieu, della separazione dei poteri, perché questo viene mantenuto, però vuol dire che questo periodo rivoluzionario ha trovato molti contrasti e molte opposizioni.